La Juve è amore di un bambino che realizza un sogno. Il derby e ogni tanto qualche sogno è anche un incubo. È una tradizione, è una partita che ha il suo fascino, una partita soprattutto che la giocano anche i tifosi. L'andare in una squadra dove non ci fosse stato il derby per me era una grave mancanza. Il fatto di sentire e avvertire durante l'anno queste due partite che devono venire, quindi le attese, le tensioni, sono fondamentali. Il derby è bello per se stesso, io ho fatto quello di Torino, ho fatto anche quello di Milano, quindi dico sinceramente che mi piacerebbe giocare questo, l'ultimo, il prossimo che sarebbe, però non si può fare. A me mi fanno ridere quello che dicono, ma il derby è una partita normale. No, non è affatto vero, perché il derby è una cosa proprio che senti. Sono sempre quelle partite che ti lasciano sempre un po' di ricordo, un ricordo molto, molto profondo. La storia dei derby della Mole è un viaggio appassionante sin dalle metappe. Negli anni delle origini del calcio, il Toro domina la sfida stracittadina, ma con l'istituzione del girone unico la supremazia juventina è indiscutibile. Con la leggendaria squadra, vincitrice di 5 scudetti consecutivi, un primato che resta tutt'oggi ineguagliato, il derby diventa uno dei tanti ostacoli da superare con facilità, in un cammino pressoché privo di fermate. Dal 1930 al 1936 i bianconeri non conoscono sconfitte contro i granata. Al contrario, le vittorie spesso sono sonanti. Il 3-0 del 1932 fa il paio con il 4-0 di 2 anni dopo e per ogni stagione al Toro restano poche briciole, giusto la soddisfazione di qualche pareggio raccolto qua e là. L'atmosfera del derby è già accesa. La rivalità si esprime in partite combattute di fronte a un pubblico appassionato. Dopo quella Juve così forte, nella città della Mole, si deve attendere il grande Torino di Valentino Mazzola per vedere un'altra squadra pressoché insuperabile. Fino alla tragedia di Superga, che spezza una formazione fortissima e una sana e leale rivalità. Con quel Toro, infatti, l'intensità dei derby tocca il suo apice. Sebbene i bianconeri una volta tanto partano come favoriti nei confronti diretti, non poche volte la grinta e il cuore riescono a sovvertire il pronostico. In porta ora c'è Sentimenti Quarto a fermare quell'attacco terribile di Ossola, Loic, Gabetto, Mazzola e Ferraris II. Con la scomparsa del grande Torino inizia un'altra epoca e per la Juve sono fior di successi, una serie di 12 derby senza sconfitte. Il racconto di quest'epoca è affidato a Viola, il portiere bianconero di quegli anni, alle prese con due enormi pesi sulle spalle. L'eredità di due predecessori dal calibro di Combi e Sentimenti Quarto. I primi derby che ho fatto io sono nel 49-50, quando è mancato il grande Torino, che poi la Juventus ha rifatto la squadra, il Torino ha rifatto la squadra e ci siamo trovati. Erano pari le squadre? No, direi che eravamo un tantino superiori noi, quindi non bisogna fare quei confronti lì. Però il derby è sempre stato una roba molto molto sentita sia da una parte sia dall'altra. 20 aprile del 1952, 6-0 per la Juve. I granata sono frastornati da una squadra indiavolata, impossibile da contenere. Certo, quella è la squadra campione d'Italia, mentre il Toro è fermo nelle secche della bassa classifica. Il Philadelphia era un tutto particolare, per vedere le partite è il miglior stadio che ci fosse in Torino. Per parare uno juventino bisognava avere i nervi molto saldi.
cosa perché... tiravano da dietro? No, solo no, parolacce no, o? No, solo parolacce. Però il pubblico era molto vicino, sì, al portiere avversario. Vicinissimo, quindi non dovevi mai girarti. E quando ti giravi far finta di niente. E se capitava, non so, un'offesa o un qualcosa, lei come reagiva? Niente, non reagivi perché non potevi reagire. E insulti ne ho presi tanti lì in quello stadio, Ma più gentile mai... se lo ricorda. No, non posso ripeterli. La musica non cambia anche negli anni successivi, quando la Juve lascia il posto più alto del podio ad altre squadre. La supremazia cittadina non è mai messa in discussione. I punteggi sono eclatanti, 4-1, 4-2, 3-0. Risultati ottenuti indifferentemente sul terreno amico del comunale, come nella fossa dei Leoni del Philadelphia. Ma chi è l'uomo derby di quegli anni? Il vero re della stracittadina, il giocatore destinato all'amore incondizionato di una parte e alla ostilità sportiva dell'altra. E l'uomo derby per me era Giampiero Boniperti, perché segnava sempre, è quello che ha segnato più di tutti. Quindi quando uno segna in quelle partite lì vuol dire che è uomo derby. È proprio lui, senza alcuna ombra di dubbio, l'uomo derby della storia, e tutto lascia prevedere che da quel trono non verrà scalzato. Infatti Boniperti ha segnato più di ogni altro giocatore in occasione del derby della Mole, qualificandosi come il terrore dei Granata per definizione. Altri nomi prestigiosi compaiono nelle vittorie di fine decennio. Dal 4-1 della stagione 1957-58, quando i bianconeri vincono il decimo scudetto, al rocambolesco 4-3 dell'anno successivo, quando i Granata precipitano nel baratro della Serie B. Portieri come Mattrel e Vavassori, difensori come Corradi e Garzena, attaccanti dal calibro di Stalini e Nicoletti. Il gigante buono John Charles, un autentico ariete capace di scardinare qualsiasi difesa, da fermare solo con le cattive maniere. E poi un nome su tutti, il giocatore che delizia le folle con i suoi numeri e scatena passioni ineguagliabili durante le sfide stracittadine. Un autentico motivo di richiamo per i sostenitori delle due sponde, naturalmente Omar Sivori. Sivori si è sempre calato nella parte che non era soltanto quella dell'artista che doveva in qualche modo illuminare la scena, ma anche quella del combattente, del trascinatore. Poiché il derby era entrato nel sangue di questo argentino di origine italiana, ecco che lui diventava spesso l'uomo derby. Infatti, una cosa curiosa è che Sivori è stato uno dei pochi giocatori della Juventus odiati ma anche ammirati dalla tifoseria granata. C'è stato un momento in cui Nereo Rocco avrebbe voluto, desiderato, sognato di vedere Sivori, che era in disgrazia nella Juventus, indossare la maglia granata. Sin dal suo arrivo, quindi, El Cabezón dimostra quanto sia intenzionato a lasciare il segno nelle sfide disputate all'ombra della Mole. Quel che colpisce di più è il suo spirito, la voglia di prendere in giro i malcapitati avversari, quasi fosse una questione personale. Cosa si può fare contro dei mostri vestiti con le strisce bianconere? Questo devono aver pensato i difensori granata il 2 marzo del 1958 e il 26 ottobre dello stesso anno. Non capita spesso infatti di subire nel giro di due derby 8 reti, ma contro la squadra guidata da un super Sivori non era una situazione al di fuori del comune.
per i Granata, le zebre bianconere sono animali sempre meno addomesticabili, più feroci del toro, infilzato in partite non lontane dal clima della corrida. È un colpo di testa di Sivori a aprire la sequenza dei successi bianconeri nei derby degli anni 60. Un favoloso gol che mette tutti d'accordo sulla classe dell'asso argentino. Quando non è Sivori a segnare, come nel derby del febbraio del 1962, ci pensa una doppietta di Nicolè e un gol di Charles a piegare i Granata. Un secco 3-1. Eppure in quella stagione, caso raro per la verità, i Granata precedono nella classifica i bianconeri, forse un po' troppo appagati dal tricolore conquistato nella stagione precedente. Il 27 ottobre del 1963, Nenè, Del Sol e Sivori regolano il toro con un altro 3-1, un derby conquistato già nel primo tempo con tre colpi da KO che stordiscono completamente l'avversario. Ma di colpi in quel match se ne ricordano altri e vedono coinvolti tutti in una rissa gigantesca. Tra Ferri e Sivori le tante scintille disseminate in ogni duello esplodono in un fuoco che ustiona tutti. L'arbitro fa fatica a tenere nei binari della correttezza un confronto deragliato in una scazzottata. Anche questo talvolta è derby. Io ormai non partecipavo più, quindi non so chi era dentro, sono stati un po' nervosetti. C'è stato quel famoso litigio Ferrini, Sivori, eccetera, eccetera, che è meglio non ricordarli. È quello che può capitare in un derby, eh. Sivori era un giocatore molto scorbutico in campo, preciso, perché fuori era un compagno, un amico adorabile. E in campo lui si trasformava e forse era quella la sua carica agonistica e doveva essere così. Nel derby aggiungeva forse qualcosa d'altro, ma d'altra parte mi pare che lo facessero tutti, per cui era giusto anche quello.
come erano qui i derby di oggi? Ma credo che il derby, l'abbiamo già detto e ridetto, è una partita un po' particolare e credo che siano come i derby di adesso, molto, molto sentiti, agonisticamente punte elevate, e si vinceva e si perdeva, indifferentemente dalle qualità tecniche o dalla supremazia nel campionato di una squadra. Leoncini che ruolo aveva? Ma io ero partito Magliano, poi sono finito sotto una numerazione terzino, però in definitiva ero sempre un centrocampista. In un derby del 1965 un suo gol porta la Juve al meritato pareggio. È scomparso un giocatore funambolico, un campione che i tifosi del Toro rimpiangeranno per sempre, Gigi Meroni. ...22 ottobre del 1967... un derby che entra nella storia perché è velato di lacrime. Il confronto tra granata e bianconeri è così un momento commovente, un giorno dedicato all'amico scomparso prematuramente. La Juve perde 4-0... ma quel giorno resta impresso non certo per il risultato. Noi in quell'occasione effettivamente scendemmo in campo, non so, con un qualcosa nel cuore che ci dominava, che ci frenava. Per contro loro invece mi pare, e così mi è sembrato, che avessero una spinta superiore. È Luisito del Sol, l'anima della Juve alla fine degli anni 60. È lui l'indomito combattente di una squadra che coglie uno scudetto insperato nel 1967. Il leader capace di prendere per mano giocatori forti, ma lontani da fuoriclasse del passato come Boniperti, Sivori e Charles. Con uomini come lo spagnolo, in questi anni, nasce uno spirito battagliero che poi caratterizzerà la grande Juve del decennio seguente. Mi ricordo che mi trovavo benissimo con Luis, che era un compagno eccezionale. Mi ricordo che prima della partita lui si metteva in fondo al pullman da solo, prendeva la tenda in mano e cantava delle canzoni di guerra spagnole per caricarsi. Era una belva in campo, un esempio per tutti, sia in allenamento che in campo. Lui prima della partita mi diceva: Moro, andiamo, eh? Sono soprattutto i derby le prove del fuoco di questi campionati, caratterizzati come sono da un equilibrio difficile da spezzare. La Juve soffre la grinta del Toro, ma i bianconeri non si tirano certo indietro nelle battaglie. A dimostrazione di quanto le due squadre si equivalgano, ci sono le stagioni del 1966 e del 1967. Su 4 scontri effettuati, ben 3 rimangono inchiodati sullo 0-0, nonostante le due squadre cerchino in ogni modo di superarsi. Anzolin, Salvatore Leoncini, Vercellino, Castano, Del Sol, Favalli, Benetti, Anastasi, Haller e Menichelli. È questa la formazione che il 17 novembre del 1968 sfida il Toro nel derby di andata. Il gol di Menichelli volge il derby in direzione bianconera. È la tifoseria juventina a festeggiare. La Juve è campione d'Italia in carica, ma non è un anno buono. Per contro, il Toro arriva al match con i bianconeri in una precaria situazione di classifica, solo 4 punti in 6 giornate. Pietro, parlano di te in granata come di un terrore. I gol che facevi tu facevano veramente paura, è vero? Ma ho fatto qualche gol al derby, purtroppo ne abbiamo perso abbastanza quel periodo lì, però in compenso vincevamo il campionato. Poi c'era un detto che si diceva che quando si perdeva il derby si vinceva il campionato, allora una piccola consolazione magra comunque c'era. Comunque ci scusavamo con questo.
Ed è un ex, il franco-argentino Néstor Combin, a firmare la rete del pareggio. Ma i derby, secondo una legge ben nota, non finiscono mai. E Pietruzzo Anastasi lo sa bene. Segnai all'ultimo minuto, c'era un via in porta. Nazionale centrocampo, c'è stato una specie di contrasto, mi ha dato una palla, adesso non ricordo se è stato Favalli, e da fuori aria ho tirato, è stata ribattuta, ho ritirato di nuovo, ho avuto la fortuna di trovare l'angolino e fare il gol. Gli anni 60 si chiudono con una sconfitta per 2-1. È questo probabilmente il risultato più frequente nel derby della Mole. È la prova di quanto il divario tra le due squadre, spesso molto ampio riguardo alla classifica, nello scontro diretto trovi una logica tutta particolare, assolutamente non confrontabile con il resto delle gare. Cucuretto, lei era uomo da derby, uno dei grandi uomini da derby, no? Ne ho fatti anch'io tantissimi, con qualche delusione, ma anche delle soddisfazioni. Ho fatto qualche gol anche nei derby. Ce n'è uno in particolare che le viene in mente? No, ho fatto, mi sembra, 4 gol durante tutti i derby. Mi ricordo soprattutto quel primo anno. Il decennio d'oro della Juve, un meraviglioso giocattolo inventato da quell'abilissimo dirigente che risponde al nome di Boniperti, si apre nei derby con uno straordinario successo, un secco 3-0 che non lascia dubbi e dimostra la crescita di una squadra che sta diventando sempre più sicura di sé. Anche quando si perde, una squadra dimostra di essere grande. Il gol di Capello non serve ad aggiustare un derby nato male, come quello del 22 novembre del 1970. Io ho segnato diversi gol nei derby, ero un uomo temuto anch'io, ero un uomo da derby, perché quest'area da combattimento mi confaceva. Però è un gol meraviglioso, una punizione capolavoro che merita il ricordo al pari delle vittorie. Erano ancora due squadre che non lottavano per il campionato. E il 3-3 scaturì da due rigori per il Torino. Mi pare che feci due gol io per la Juve, mi pare anche Capello. Sicuramente credo che i due rigori di tiro Cerese e del gol. E non ti immagino quando finisce 3-3 un derby subendo due rigori quanto ci arrabbiamo. Ci sono state delle lotte tremende, io mi ricordo che Cerese mi rompe il quarto metatarso della mano sinistra dando un calcio a me. Ho detto scusa ma Cerese, ma io non c'entravo niente. Dice devo prendere del solo, ho preso te. 5 dicembre 1971. Juve e Toro si trovano di fronte per il match d'andata. L'annata ha i colori delle due squadre. Alla fine della stagione sono proprio i Granata a piazzarsi alle spalle dei bianconeri. La sfida è appassionante. Il gol di Anastasi è il solito pezzo di bravura. Risponde Ferrini, il capitano Granata, spirito indomito, soprattutto nei derby. Nel secondo tempo il conto viene chiuso da un gol di fattura eccezionale. Fuga sulla fascia di Purino, velo sapiente di Bettega e tocco in rete Capello. Si apre così il ciclo dei trionfi bianconeri.
sarebbe stato anche da Toro Furino, per quel famoso tremendismo Granata. Sarei stato da Toro, può darsi, ma io mi sentivo juventino perché lo sono dalla nascita. E poi per me il calcio è velocità, il calcio è agonismo, il calcio è tecnica, il calcio è partecipazione, il calcio è avere personalità e saperle esprimere in campo. Insomma, il calcio è un insieme di tanti fattori che poi fanno il calciatore. Bettega e Furino erano quelli che bestie nere di qualsiasi cosa succedeva in campo, loro erano sempre in mischia a picchiarsi per modo di dire, però insomma erano sempre dentro. Perché erano di Torino, insomma, anche se Furino è, diciamo, è nato in Sicilia, però è adottato, diciamo, a Torino perché è venuto da giovani da piccolissimo. C'era maggior presenza di prodotti del vivaio da ambo le parti, c'è una presenza notevole, oltre a me c'era Bettega, Causio e Sala. È stato questo il duello che ha appassionato le due tifoserie in un grandissimo numero di derby. La fantasia, la classe, il genio nella rispettiva fascia laterale. Una sfida che ha interessato anche la maglia azzurra, dove il bianconero ha prevalso nettamente, portando la nazionale a prestigiose vittorie. Dal piede del barone spesso sono dipese le sorti del derby. Dai suoi numeri sempre si è tratto il piacere di partecipare allo spettacolo del gioco più bello del mondo. Uno dei gol più belli della sua carriera in occasione di una sconfitta per 2-1. La rete di Anastasi fa parte del vasto repertorio di un campione. Sai, contro quei gol io non penso che ci sia niente da fare, non c'è colpa del portiere, sono cose che ti vanno così bene che se la prendi bene fai un grandissimo gol, se la prendi male la mandi in tribuna, magari ti becchi qualche fisca, soprattutto in un derby. La sconfitta bianconera del 26 marzo del 1972 non impedisce ai ragazzi di Vizpalek di arrivare all'agognato traguardo, il 14° scudetto. 1974, la Juve si presenta con lo scudetto sulle maglie. Molto del merito dipende da quel gol in extremis realizzato all'Olimpico da Cucurettu. Adesso tocca ai Granata subire le bordate di questo sardo, generosissimo sul campo. Suoi sono i due gol bianconeri nei derby. Con uno si vince, con l'altro si va in vantaggio prima del pareggio di Pulici. La Juve domina il campionato. Il 15° scudetto è suo. Agli ordini di parola, i bianconeri viaggiano indisturbati in testa alla classifica. Ma il 30 marzo, un Toro in salute disputa uno dei derby più rocamboleschi della storia. Una partita piena di straordinari momenti di agonismo e di giocate di grande valore tecnico. All'87esimo, 86esimo, stavamo perdendo 2-1,
e fece un gol splendido 2-2. Ero felicissimo, felicissima tutta la tifoseria juventina. Palla al centro, azione dalla parte opposta, 3-2 per il Torino, quindi grandissima amarezza, però mi ricordo sempre per questo gol splendido che ho realizzato e soprattutto perché mentre calciavo mi stavo uscendo la scarpa e riuscii a segnare a Castellini. E si arriva alla Juve più forte di tutto il dopoguerra, la guida Trapattoni, un uomo che trasferisce il suo carattere di lottatore in campo al mestiere di allenatore, intrapreso con dedizione e grandissima professionalità. Viaggiavamo a pieno regime con la squadra, 7 gare, 14 punti, l'ottava era il derby. Giocammo, preparammo la gara bene, però la squadra volava, quindi non conoscevo neanche le reazioni psicologiche dei giocatori. E devo dire che arrivati nello spogliatoio ci fu un gelo, un silenzio, poi sul terreno di gioco capì che molti giocatori che erano cresciuti e nati nel settore giovanile della Juventus soffrivano questa partita. Perdemmo 2-0, c'era quel Torino che poi era Torino che ha vinto il campionato l'anno prima, quindi formato da 7 nazionali, quindi Pulici e Sala e lo stesso Graziani, che costituivano Zaccarelli, costituivano un attacco non indifferente. E devo dire che dopo quella prima lezione capimmo come affrontare il derby. Il secondo fu un pareggio, giocavamo un po' più a ping pong per non farci pressare reciprocamente. E vinsero lo scudetto alla vertiginosa quota di 51 punti. Il secondo derby fu la chiave di quel finale, dello sprint finale. Torino, che era una gran squadra, perché Torino di 50 punti era superiore al Torino che vinse lo scudetto, a mio avviso, fece un calcolo, non giocò il derby con la determinazione per vincerlo che aveva avuto all'andata. Calcolò che la Juventus avrebbe avuto dei problemi in trasferte come San Siro contro l'Inter e si sbagliò. 22 maggio 1977, 4 giorni dopo la conquista del primo alloro internazionale della storia bianconera, la Coppa UEFA vinta nell'Inferno di Bilbao, la Juve si cuce addosso il 17° scudetto con una vittoria per 2-0 contro la Sampdoria. È un tripudio di bandiere, una gioia infinita per un derby che è durato 30 lunghissime giornate e che ha incoronato i bianconeri leader sui cugini, vendicando lo scudetto perso l'anno precedente. Il torneo 1979-80, dominato dall'Inter, inaugura un decennio che sarà pieno di soddisfazioni per la Juve di Trapattoni, con la vittoria di altri 4 scudetti e il conseguimento di successi internazionali, tali da fare della squadra bianconera l'unica compagine in Europa ad aver vinto tutte le coppe. E cominciare bene nei derby è particolarmente importante. Chi assiste al gol di Graziani che sblocca il risultato crede che siano i Granata ad essersi indirizzati sulla strada giusta. Ma è solo un'illusione. D'altronde sarà questo il decennio dei grossi rovesciamenti di risultato nella sfida stracittadina. Un anticipo lo fornisce il binomio Bette-Gattardelli. Nell'anno successivo un irlandese guida i bianconeri al 19° scudetto, Liam Brady. Al derby è lui a sbloccare il risultato. Il 2-0 è opera di Antonio Cabrini, la vittoria è netta e in tal modo si può dimenticare quella sconfitta che i tifosi bianconeri imputano più a Dagnolin che a Graziani e Pulici.
1981-82. La Juve conquista la seconda stella. Nessuno può dire altrettanto. I lanci di Bredi illuminano il gioco bianconero e uno di essi porta la vittoria nel derby. Assist perfetto, colpo di testa di Gentile, 1-0 e curva Filadelfia in delirio. A Torino, un giorno del 1982, arriva un marziano, o meglio, un signore che con il pallone ai piedi sembra l'abitante di un altro pianeta, quello dei campionissimi, dei fuoriclasse. Di Michel Platini, Le Roi, i tifosi bianconeri fanno conoscenza subito, sin dai primi numeri d'alta classe. E sono soddisfazioni immense, applausi a scena aperta. A quelli granata, invece, tocca l'appuntamento consueto del derby, e non c'è niente da fare. 1-0 con gol di Platini. Non è che l'inizio di una lunga storia, stupenda per un fronte, terribile per l'altro. Platini era diventato una sorta di incubo per il Torino e per i suoi tifosi. Platini, come Sivori, era l'uomo capace di cambiare la faccia di un derby, perché lo sentiva ma riusciva a essere freddo, a differenza di Sivori che invece era caldo. Platini poi è sempre stato anche rispettato più di Sivori dai tifosi del Torino, perché era un signore, perché non ha mai fatto polemiche, non ha mai provocato, ha sempre cercato sul campo di recitare la sua parte di primattore. Nel derby di ritorno del 1984, la Juve sta volando verso il 21esimo scudetto, guidata da un Boniek in stato di grazia e dal solito Michel Platini. Il derby si gioca sotto la pioggia ed è un match incandescente. Il Toro gioca con il suo noto coraggio. Il tremendismo granata di cui sempre si favoleggia sembra realizzarsi perfettamente e un numero di classe di Spadino Selvaggi regala un insperato 1-0. Siamo già nel secondo tempo. I minuti passano, ma Platini super rimette le cose a posto. Prima un gol di testa, piazzato laddove nessun portiere può arrivare. Poi una punizione capolavoro, con il pallone calciato con il consueto effetto, collocato proprio all'incrocio dei pali, poco sopra la testa di un incredulo Galbiati. L'uomo di quella Juve è Platini, è lui che faceva la differenza, è lui che ha fatto gol al Torino in tutte le maniere di punizione, di testa. Ricordo un gol, appunto quello del 2-1 nostro, cioè quando giocava nel Toro, con una punizione da limite di esterno fantastica all'incrocio dei pali. L'amarezza per il 2-1 ottenuto dal Toro in zona Cesarini con un gol di Serena è mitigata dallo spettacolo offerto sul campo. Il derby si conferma per tutti, vinti e vincitori, l'emozione più grande dell'anno, il momento più atteso. Credo che i derby di Torino siano più focosi, più vecchia maniera, quindi con più grinta, più sentiti dal pubblico, anche perché ci si allena in città. Quindi dal Filadelfia al Combi, durante la settimana si sente l'umore della gente e questo comporta una tensione maggiore. La Juve è lanciata verso la conquista della sua prima Coppa dei Campioni e al derby di ritorno, in una partita disputata in maniera impeccabile, se ne mostra ben degna. Un'azione esemplare da manuale del calcio porta alla prima segnatura.
ma manca ancora il vero leader di ogni derby. Così Platini nel secondo tempo lancia Briaschi come solo lui sa fare. Rigore ed è 2-0. Michel non sbaglia dal dischetto. 1985-86. Aldo Serena, dopo il Granata, veste il bianconero e l'atmosfera del derby si fa rovente. Avevo già i crampi al primo tempo perché ho passato una settimana di grosse tensioni, perché ho pressioni da vario genere, quindi ero molto agitato, non volevo farlo vedere ma ero molto teso e in effetti non ho disputato una bella partita. Però quando Cabrini ha calciato quella punizione così forte, io ero già in corsa per andare verso il portiere nel caso l'avesse mollata, mi è sbattuta addosso e è andata dall'altra parte e lì con grande fortuna ma è venuta fuori una rabbia che avevo dentro, perché non mi meritavo forse che i tifosi del Toro mi trattassero così. Non c'è solo la fortuna con i bianconeri in questo derby. Infatti non è la sorte a spingere in rete l'ennesima punizione di Platini, ma qualcosa di intraducibile per chi non conosce la lingua dei fuoriclasse. Un autentico pezzo geniale che lascia totalmente impietriti il portiere Granata e la curva maratona. È il 22esimo scudetto conquistato dai bianconeri. Per questo successo è importante anche il pari del derby di ritorno, con uno stupendo gol di un altro campione capace di giocate straordinarie, Michelino Laudrup. Io era un biotipo da derby secondo te? Sì, anche perché io cerco sempre di non mollare, ma guarda, io devo dire con tutta sincerità, per me o Torino o Ascoli o Genoa o Sampdoria, per me tutte le partite erano uguali. Con la partenza di Trapattoni il ciclo dei trionfi bianconeri subisce un'interruzione. Il Toro da parte sua non va certo meglio, andando incontro a una grave crisi societaria. Nei derby tutto questo si riflette. Lo spettacolo è sicuramente minore, ma la lotta no. I Granata attraversano un lungo periodo di buio, una serie di partite che li vede sempre sconfitti o tutt'al più capaci di raggiungere il pareggio. Il derby per il Toro è un appuntamento fisso con l'amarezza. Per i bianconeri c'è un 3-2 che pesa nel derby di ritorno del 1983. Sapevo che era l'ultimo anno e fu un anno in cui purtroppo di ricordi di ultime partite ne ho diverse. E quello fu un derby storico, tra l'altro, perché subire 3 gol in 3 minuti e 40 secondi penso che resterà negli annali della storia, non solo dei derby ma del calcio. Battere 2 volte il calcio d'inizio, subire 3 gol.
E sono quelle cose strane. Io, sinceramente, è difficile da spiegare. E Trapattoni cosa disse quando questi qua rientrarono negli spogliatoi? Ce lo puoi dire dopo tanti anni? È difficile ricordare un po' le parole, però c'era qualcosa di incredibile e inconcepibile. Cioè, bastava stare un po' più attenti, essere più maliziosi, anche così, un po' di furbizia, malizia, esperienza nel mettere la palla al centro, insomma, in tre minuti non si poteva prendere tre gol. Quello che ricordo invece con piacere fu quello che 2-0 in 20 minuti pareggiamo e vinciamo poi 4-2. 1981-82. Quando sono passati 22 minuti dall'inizio della partita, il derby sembra essersi colorato di granata. Ma la Juve di quell'anno è una squadra di giocatori che qualche mese dopo, in maglia azzurra, vinceranno il Mundial spagnolo. Non conosce il tappeto, quindi, possiede grandissime capacità di reazione. Così, ancor prima che scadano gli iniziali 45 minuti di gioco, il risultato è totalmente rovesciato. Un gol di Tardelli e una doppietta del fantastico Scirea mandano in delirio il pubblico di fede bianconera. A un minuto dalla fine, una fuga di Bredi porta a 4 il bottino bianconero. Chi siede sugli spalti del comunale quel giorno avverte la sensazione di aver vissuto una giornata speciale, un derby che entra di diritto nella storia. E siamo agli anni 90. Chiude il vecchio comunale e la recita del derby trasloca al nuovo stadio delle Alpi, in cerca di emozioni antiche. Si è passati ad un nuovo stadio, uno stadio che è un salotto, che consente alle tifoserie un maggior comfort, magari riducendo e miniaturizzando i giocatori, ma non l'insieme. L'insieme il derby lo offre come tutte le altre partite, quindi l'atmosfera non è cambiata. È bizzarro l'inizio della storia dei derby disputati al Delle Alpi. Un'abbondante nevicata impone di giocare di lunedì. Il freddo è pungente e il gioco non è dei migliori. Il pareggio che ne esce porta la firma di Policano e di Roberto Baggio, autore di una perfida punizione sotto la nuova curva bianconera, battezzata in onore di un campione scomparso da poco, Gaetano Scirea. Le partite tra bianconeri e granata continuano ad avere il tono della sfida cruenta, oltre che un andamento emozionante. Si lotta sempre, regna una situazione d'equilibrio. Talvolta è la sfortuna a spezzarlo, come nel 1991, una stagione nera per la società di Galleria San Federico. Il derby ubbidisce a questa inesorabile logica e la Juve perde per un autogol. Nell'inverno dello stesso anno la temperatura sul terreno e sugli spalti è torrida. Non segue assolutamente l'andamento stagionale. La Juve vince 1-0 con una bellissima stoccata di testa di Casiraghi. Il Toro perde la faccia e due uomini per espulsione, Bruno e Policano, colpevoli di comportamenti censurabili.
arriva il 22 novembre del 1992. Una legge del derby stabilisce che tra le massime aspirazioni vi sia una vittoria all'ultimo minuto e su autorete. Attraverso questa cattiveria si esprime una sana rivalità cittadina, si provano sentimenti come la gioia e la delusione. Ancor più forti devono essere quando la partita assume un andamento romanzesco. Tale è infatti il passaggio dalla rabbia alla felicità o viceversa. In questo caso significa vivere prima il gol di Sordo con sensazione di un derby buttato via per un'ingenuità difensiva. Poi ammirare un numero da campione di un giocatore dal cuore bianconero, Gianluca Vialli, ovvero la fantasia unita alla potenza. Quindi, negli ultimi 60 secondi, vedere la deviazione di Venturin nella propria porta. Il 2-1, la gioia juventina e la disperazione granata. Questo è il romanzo del derby. Un'emozione continua e insuperabile. Una partita speciale e, per i tifosi bianconeri, il bellissimo brivido di una supremazia da mettere sul piatto contro un degno avversario. Una storia davvero infinita. Tifosi bianconeri,